E salve a tutti gente, sono Ferzi Rovanzino e benvenuti sul mio canale. Siamo su Jackpot Joyride a giocare Back to the Future, l'evento. Ebbene sì, voglio portare Jackpot Joyride come qualcosa bonus. Non lo voglio portare sempre. E infatti voglio portare solo gli eventi di Jackpot Joyride. Cioè questo è un evento che infatti mancano 17 giorni e 7 ore per prima che scade l'evento Back to the Future. Niente, lo potete comprare pure scontato, il pacchetto DeLorean. E niente, proverò a fare questa bellissima partita. Infatti Back to the Future è uno dei miei film preferiti. Ok, iniziamo tra 3, 2, 1, via! Ok, iniziamo. Siamo Martin McFly con la chitarra di Martin McFly. Comunque il miglior punto che ho fatto è 9988. Io sono un campione in questo evento. Allora, come funziona l'evento? Ci sarà un tempo, un timer, che scorrerà ogni volta quando passa il tempo. Noi per vincere dobbiamo prendere queste tipo monete che ci daranno 5 secondi in più. Quando moriremo perderemo 10 secondi. Ma non moriremo per sempre, ma perderemo diciamo i secondi. Noi perderemo quando arriveremo al timer 0. Uno degli mezzi di trasporto esclusivi di questo evento è l'hoverboard, che quanto è figo, signori. E un altro che penso che l'avreste già capito, ed è il, oh mio Dio, come si chiama? La macchina del tempo DeLorean. Ecco, come avete visto, ho perso già 10 secondi. Ma io non perdo facilmente. Ok. Un altro hoverboard. Che poi è figo. Con un salto vai. E poi con doppio tocco fai il doppio salto. Figo. È figo. Ok, tutti quelli. Comunque poi c'è anche un'altra mappa, se avete visto, che sarebbe la città, che non mi ricordo il nome, Green Hill? Hill Valley, del 2015, del 2015, stavo per dire 2016. Intanto, come potete vedere, il mio metro. Quanti metri sto facendo? Siamo a 3000 metri. Un altro hoverboard. Oh mio Dio. Siamo al settore 8. Io nella modalità classica lo posso solo sognare il settore 8. È figo. È figo. Poi guardate, proprio uno simile al film proprio. Per i fan di Ritorno al Futuro, come il sottoscritto, amerà questo evento. Proprio guardate quanto è figo. Siamo al settore 10. Madonna, quanto è bello questo settore. Ci sono andato solo una volta nella modalità classica. E non è andato... Oh no, oh no. Ce la posso fare, ce la posso fare. Che sfiga. Proveremo subito un'altra partita. Così vi faccio vedere la DeLorean. Ok.
Ok, e siamo partiti. Proverò a battere il record, arrivare a 1 milione. Santo Dio, 1 milione. Quando ho detto, mo arrivo a 1 milione, mi sono distratto e ho perso. Poi pure il jackpot è esclusivo ed è fighissimo, che sarebbe tipo, non mi ricordo l'altro jackpot, chitarra. Ed è, però ha un suono diverso, è molto più chitarroso, non lo so come dire. Pure la mappa è molto dettagliata, ha molte cose riguardanti il film, riguardante il film di Ritorno al Futuro, come per esempio l'ologramma in 3D dello squalo. Mamma mia, quanto adoro quel film. Anche se poi mi sono fatto 4 risate quando ho detto, ah, il 2015 pensavano che era questo. Madonna. Comunque l'overboard esiste veramente ed è figo. Sì, oggi userò solo le parole figo. Comunque mi spiace per il video che non è potuto uscire domenica. E ero impegnato quel giorno e non potevo proprio cambiare. Non potevo. Sì, lo piglio. Overboard, overboard. Dai, proveremo a prendere la DeLorean. Pure l'overboard è fatto bene. Pure la divisa. Se vedete, se è la divisa. Sono gli stessi vestiti di Martin quando è andato nel futuro. Mi sono distratto. Siamo a 2000 metri. Settore 6. Ok, e abbiamo ancora 15 secondi. 18. Settore 7. Eccola qua, macchina della DeLorean, versione del futuro naturalmente. E guardate, c'è la velocità della DeLorean. Che succede quando arriverò? Mi porta avanti nel futuro. Quanto è figo, mi porta in poche parole più avanti, però solo per una volta. E adesso proverò ad andare a velocità super iper velocissima. Non ci sono riuscito, mannaggia. Comunque è bellissima la DeLorean, fatta proprio bene. Però sono rimasto deluso che quando è uscito il film di Ghostbuster non hanno fatto qualche evento. Ah, e affrettatevi perché in questo evento ci sono dei premi. E in questi premi, se prendete questi flussi, vi darà un altro premio, che sono dei vestiti. Mannaggia, ho perso. Che sarebbero i vestiti di Marty McFly, di Doc e di... Oh mio Dio, non mi ricordo il cattivo. Jeff, non mi ricordo. Boh. Ok. Questo va bene, rifacciamo un altro video. Eccoci qua. Ok, questa sarà la volta buona. Una volta mi sono preso 2 volte consecutive la DeLorean ed è stato epico. È epico, proprio bellissimo. Dimmi, ecco la macchina della DeLorean. Andiamo nel futuro. Bellissimo, proprio bellissimo. Poi la possibilità che, siccome la DeLorean è una macchina, va sempre più veloce e ti fa andare sempre più avanti e sempre più veloce, e cioè dopo è difficile controllarla.
Dopo, naturalmente, siccome diventa troppo complicato perché arrivi a una velocità estrema, si tolgono gli elettroidi e ti lanciano solo i missili. Ma sono tantissimi missili. Sto per perdermi, proprio me lo sento. Sì. Peccato. E questo era l'evento di Jetpack Joyride Back to the Future. Allora, quando uscirà il prossimo evento, cioè tra 17 giorni possibilmente, farò un altro video riguardante Jetpack Joyride. Perciò, per vedere il prossimo video dovete spolliciare e iscrivervi al canale, altrimenti lo perdete il video. Perciò, mi raccomando, molti like. Bravi. Ci si vede in un prossimo video. Ci si rivede, gente.